Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, vi faccio subito una domanda. Visto che i talk show sono voi che fate domande a me, quindi in realtà è un FAQ, no? Un Frequently Asked Questions, che in realtà è un po' impreciso, visto che l'obiettivo è proprio farmi domande non così comuni. Di solito c'è il green screen qui dietro. E lo riattivo sempre, per abitudine, proprio perché nei talk show io avrei voluto creare un fondale, uno dei motivi per i quali si chiamano beta, no? Almeno su Twitch, su YouTube non, se non c'è scritto, è perché vorrei creare un fondale. Purtroppo, per ora, non disponendo di un bel fondale dietro di me, fisico, perché io non vorrei il green screen con un fondale monocromatico, una cosa da studio televisivo, assolutamente no. Però è un anticipo, sono in anticipo perché sto parlando prima di un vero reale, appunto, podcast, no? Però oggi ho aperto OBS e ho detto: non è così male col green screen. E quindi chiederei quasi a voi, senza fare un sondaggio, perché no? Così è più vero. Così ci sono di più. Cioè, sono vostro, sono assolutamente reale, no? Però, visto la bella grafica dietro, così è comunque impreciso, ovviamente. Il green screen non è Marvel, questo, ovviamente. Però non è male. Tra l'altro, voi lo sapete che questa cosa, cioè, se fossimo in un contesto diverso, prenderei tantissimo in giro la chat. Cioè, in teoria questa cosa è da viziatelle. Cioè, in poter attivare e togliere un green screen in tempo reale. Maledetti vocciosi, si direbbe. Tra 20 anni, quando vedrò invece cose ancora più assurde. Voi non avete idea. Voi non avete idea. Non dovrebbe esserci riverbero, ragazzi. Non ditemi che c'è riverbero nella mia stanza insonorizzata. Non fatemi questo. La color, io la terrei, sono un po' scuro, ma è più integrato col colore. Tra l'altro vedo che il green screen non perdona i riflessi della luce, ma cercherò di non essere troppo fastidioso. No, oggi non è la live a tema anime. È un talk show classico. Cioè, potete chiedermi quello che volete, e ovviamente siamo in parte nerd, quindi, cioè, la cultura nerd non è più quella degli anni 80. È una cosina molto più, cioè, non è nerd, non è l'otaku. Ho citato otaku, non ho sbagliato accento. Quindi, che si vada a parlare di anime, videogiochi, intrattenimento e altro, è ovvio. E sono qui per questo. Però si può parlare di quello che si vuole. Sono libero di. Quindi, io adesso credo che la cosa migliore sia mettere un po' di slow. Mettiamo un po' di slow. E poi farò sia risposte a, diciamo, pallottoliere, sia quando becco una cosa che mi ispira una discussione. Sì, sì, no, per forza. No, se non c'è, se non c'è lo slow, mi ammazzo, vi perdo. Aspettate, metto, basta un minuto, no? 60 secondi di slow. Perfetto. Forse è troppo 60 secondi? 45. Ecco qua. Ho il potere. Allora, l'acqua è invisibile? Nice. Fatemi bere guardandomi.
Strano voyeur. Allora, a quando Sekiro Super Hard? Dopo Resident Evil 3. Quindi ci vorrà un po'. Io credo che fino a che non arriverà il giorno nel quale mi divertirà l'idea di togliere il mito, terrò sempre per me l'aneddoto sulla pornografia. Sul fatto che io abbia avuto a che fare con. Perché voi non sapete cosa questo possa significare. E quindi mi piace tenerlo per gioco così. Fino a che non toglierò il coperchio dal vaso di Pandora e vi toglierò la speranza. Io se mi abbasso un po' dovrei togliere perché... Non, cioè finché il riflesso appare quando io mi guardo, va bene. Questa è una delle cose che la beta deve risolvere. Sarò all'Etna Comics, ma non sarò nella YouTube Alley. Appena viene annunciato vi dico tutto. Ma ci sarò tutto il 9. Perché arrivo l'8 sera. Wow, ma quanti siamo? Quasi 600 persone. Siete incredibilmente prolifici. Come Kojima. Allora. Ah, ho capito la citazione che ho fatto. Ho fatto la citazione a qualcosa che non stavo riconoscendo. Visto che siamo ancora... no, l'anticipo è finito, ma se vi faccio... Che citazione è? La riconoscete? Perché l'ho fatta di istinto. Però poi ho pensato a quale fosse. No, non Nier, non Batman. Sono film un po' troppo ricercati per avere una recitazione di quel tipo... così robotica. No, giocherò Kingdom Hearts 3 in blind con voi su Twitch. È Eurotrip, ragazzi, penso che non lo indovinereste mai. Ma è, ecco, se qualcuno vuole un mio trivia, Eurotrip è l'unico, cioè è per conseguenza è il migliore, ma è l'unico film della sequela di stronzate che ritengo veramente bello e in qualche modo godibile. Avete presente Epic Movie, Box Office, queste bestialità? Eurotrip è l'unico che io abbia mai apprezzato e quindi di conseguenza è il migliore. Per me. Cod Vein lo voglio provare e parlarvene, perché durante l'alfa mi deluse moltissimo, ne sto invece sentendo parlare diversamente. Molte cose sembrano essere cambiate, sembrano essere state modificate, ci si sono messi belli chiusi, e quindi una forma di approfondimento extra mi piacerebbe farla. Vi ricordate, lo giocai insieme a Francesco Fossetti a Lucca anni fa. Dauntless allo stesso modo, lo voglio provare in live, perché magari Cod Vein... Oppure potrei unire Cod Vein e Dauntless in un'effigie del primo sguardo, però per ora sto lavorando così fitto all'anima di Lilin che giustamente non preferisco non fare troppe filippiche nei confronti del progetto che potrebbe arrivare quando riprendo le effigi, perché le prime effigi che vorrei fare sono del mercato. A luglio recupererò Red Dead Redemption 2, avevo deciso il mese in cui recuperarlo da quando è uscito. Mi ero promesso che durante la registrazione dello spirito dell'esperto 3 avrei utilizzato il mio giorno libero che volevo annunciare all'inizio di SNM 3.0 per giocarmi Red Dead. E quindi piano piano recuperare tutto il backlog che ho costruito attraverso gli anni di creazione di questi canali, di questo progetto. Non ho ancora ottenuto questo giorno libero, ma ci arriveremo. Mike, da 19enne, appena entrato nel mondo del videomaking professionale come stagista in uno studio, in bocca al lupo, vorrei sapere qualcosa in più riguardo alla tua esperienza in questo ambiente. SNM 1, 2 e 3 nello spirito del Falò 3 Rekindled. Sono tre video che parlano solo di questo. Quindi, go. Go, 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 go.
citando un altro film. Kojima è a toroni a parte. Che effetto ti ha fatto l'aspetto videogame del trailer di Death Stranding? Mi piace questa domanda. Sì, veramente. Non ho mai visto un talk show con così tante domande veloci, onestamente. Aiuto. Quindi mi raccomando, vi chiedo una cosa. Potrebbe essere, ecco, io spero che non frustri mai nessuno, perché ovviamente leggo alcune domande e alcune le perdo. Ci sarà sempre il fenomeno, leggo una domanda a cui non ritengo importante o interessante rispondere, insieme a quella che perdo, che invece mi interesserebbe evidenziare. Ed entrambe rimangono con il silenzio, quindi non vorrei che nessuno si frustrasse mai, perché voi potreste spammare sempre la stessa domanda, ma io non posso ogni volta dirvi no, a quella non rispondo. E darvi un motivo, sarebbe tutto il talk show così. Quindi non frustratevi mai, davvero, per favore, ve lo chiedo perché sarebbe terribile. Rispondendo invece al quesito su Death Stranding. La componente gameplay che veramente mi intrigò tanto fu l'anno scorso, quando il trailer riguardava appunto. Era il terzo trailer, sì. Il terzo trailer fu il gameplay reveal, no? Anche se non lo sembrava. Il camminare attraverso quello spostamento di peso, la massa che si muoveva insieme al personaggio e la mappa presumibilmente aperta che ti portava verso un obiettivo in solitudine e nella difficoltà di muoversi da soli in un ambiente che sembrava veramente spaventosamente ostile nella sua bellezza, è qualcosa che mi ha ispirato di più rispetto al più recente, perché il più recente ti fa vedere solo scintille, mentre l'altro, la camminata, ti dava tutto il tempo di osservarla, di poter invece in qualche modo interpretare qualcosa di più misterioso. Hideo Kojima giustamente ha voluto un po' esplicitare qualcosa del gameplay, e per quanto concerne la componente di spostamento, continuo ad avere l'hype assoluto su quello. A me la cosa che più mi interessa è proprio il Bartolini Simulator. Davvero, battute a parte, quella è la cosa che più mi piace. La cosa che più mi fa sentire è nuova. Questa cosa è nuova. Perché non è un Walking Simulator, non è The Arrester, che invece ho apprezzato molto poco se non per la sceneggiatura. Perché è l'unico esempio che ritengo perfetto di un non videogioco. Ne parlo in un effigie del mercato. Viceversa, il camminare in forma ludica potrebbe non essere noioso o non essere noioso rispetto a un certo gusto. Invece, per ora mi interessa molto poco lo shooting. Cioè, lo shooting sembra lo shooting classico. Ci sono delle componenti GDR o comunque action di sviluppo nei confronti di potenziamento a proiettili ed armi, si vedono in alcuni fotogrammi. È un third person shooter action che sicuramente può essere tremendamente divertente, però non mi è sembrato tremendamente divertente. Mi è sembrato che lo shooting sia situazionale, quasi narrativo anch'esso. Però sappiamo con il teaser, vi ricordate il teaser del Man with a Golden Mask che è stato identificato come X, un nome del genere? Ora mi sfugge perché sono nel flusso di coscienza. Ecco, quello era un chiaro boss. Un boss che molto probabilmente. Higgs, grazie ragazzi. Higgs è un personaggio ostile, a differenza di Cliff, il quale. Oh, Cliff sarà pericoloso. Cliff sarà oscuro. Cliff sarà Ocelot. L'Ocelot di nuova generazione. Higgs, invece, è più marcio. E quindi il bosone, probabilmente sì, mi riferisco a lui, anche se non vorrei peccare di ignoranza in questo caso, perché. È un termine che potrei fraintendere. Ciò non di meno, magari qualcuno mi corregge, il bosone inteso come creatura. Il perché il bosone mi viene in mente una particella. È una particella. Ah, il bosone di X. No, ok. Allora ho fatto bene a. A titubare. Esatto, ok. Perché pensavo che fosse appunto anche un omonimo per definire un certo tipo di animale. Allora, ok. Io mi riferisco alla boss fight presentata con X. Quando si toglie la maschera e la utilizza come device, come strumento per evocare e creare la forma intorno a una beached thing, una cosa spiaggiata, potremmo dire. Se si chiama così.
se è veramente una cosa spiaggiata quella che evoca. Il bosone è anche un animale mitologico. Ah! Ok. Doppia vittoria. Quello è un quello è visone, giustamente. Vabbè, non si sa. Comunque, in chat ne parliamo. Ne parlate. Quella è una boss fight. E il gameplay, io non ho fatto un'analisi del trailer, non ho visto analisi del trailer, però rimane il fatto che per fortuna un po' di occhio lo abbiamo tutti. Quindi è ovvio che Hideo Kojima, ogni cosa che ha mostrato, essendo lui il montatore, aveva un motivo. Quando il nostro Sam viene attaccato dalle persone le quali vogliono rubare il suo equipaggiamento, o comunque ciò che sta trasportando da una parte A a un punto B, lui può fare una schivata. Lui può fare una schivata. Quella schivata sarà sicuramente interessante nel combat system anche di uno shooter, perché negli shooter quelle schivate di solito non ci sono, non sempre, non è una novità, ci sono state, ce le abbiamo viste, però ecco, qui abbiamo una cosa interessante, no? Questo potrebbe rendere più interessante uno shooting che però non è il mio focus di interesse, d'altronde se la struttura è quella di The Phantom Pain siamo a posto con la componente sparatutto, anche come game design. Cioè, Kojima ce l'ha, lo sparatutto in testa. Metal Gear Solid 4 lo ha dimostrato abbastanza bene, per quanto ho avuto poche opportunità di mostrarne muscoli, in quanto era un titolo comunque di un certo tipo. L'esplorazione sembra quasi un po' sfigato in questo Death Stranding, perché è un po' come dire, cazzo sei arrivato secondo, no? Perché mi sembra potenzialmente un Breath of the Wild che si prende sul serio. Quindi che non ti permette di fare quella libertà ludica così estrema, ma che ti vuole inserire in un reale contesto realistico, dove però davvero non c'è il limite che non sia il realismo. E questo potrebbe essere incredibilmente bello. Cioè, io ho una gran fiducia nei confronti di Death Stranding, perché c'è Hideo Kojima dietro, come gameplay. Perché so che è un grande game designer e ci ha dato dei gameplay, sia arcade, sia arcadish simulativi molto divertenti. Cioè, Peace Walker e Metal Gear Solid 3 sono apici assoluti di due tipologie di gioco veramente divertenti da giocare, che si sono tra l'altro evolute da un capitolo all'altro, sia a seconda della piattaforma, sia a seconda degli obiettivi del designer. È naturale che se questo autore non avesse alcun pedigree, quello che ha mostrato nel gameplay trailer sembrerebbe un'avventura cinematica alla Heavy Rain. Quindi non reale gameplay alla Telltale, in cui cammini, dialoghi, filmato, come The Last of Us magari, che The Last of Us ha molto gameplay, però avete presenti le parti di The Last of Us in cui devi, che non è un puzzle, è un riempitivo realistico per creare uno spostamento, ogni volta che dovevi sollevare una scala, posizionarla di lì, walk and chat, esatto. E sposti quello, e tiri quell'altro, eccetera. Ecco, in Death Stranding io mi auguro non ci siano molte di queste cose, se non nessuna. Lo spostamento deve essere una mia scelta, non il percorso A obbligatorio corridoio verso un obiettivo. Essendoci Kojima dietro, è chiaro, al 100%, non all'80%, non al 70%, ma al 100%, perlomeno rispetto al suo passato, perché lui potrebbe aver cambiato idea, come ha cambiato idea nel mostrare i propri titoli, che sarà invece un videogioco a 360 gradi. Videogioco, non un'esperienza interattiva, no? Ecco. Però, lui ha già dichiarato appunto che le mappe sono liberamente esplorabili, che hanno ovviamente delle pareti, perché altrimenti saremmo nel Matrix. E le mie impressioni sono in realtà semplicemente queste. Tra l'altro ci sono alcuni dettagli che stanno uscendo fuori, che io ancora non ho approfondito, però certamente l'idea di poter sviluppare strumenti, utilizzare queste scale estraibili, il piccone, l'arpione che ti permette di agganciarti una parete e scendere, ecco, vedremo. Le tre lo vivremo tutti così, come lo state vedendo adesso. Sarò con voi in diretta ad almeno le tre principali conferenze. Fa parte del 3.0. Cavolo, quante domande complesse. Cioè, complesse nel senso che non riesco a leggerle in tempo perché sono troppo lunghe.
Mike, ti è mai piaciuto COD? Io ho amato profondamente Call of Duty, specialmente in realtà a partire dal famigerato, perché poi ha causato un filone appunto che è diventato negativo. Modern Warfare. Modern Warfare è stato un videogioco che ha aperto gli occhi a tanti, a me compreso, rispetto al fatto che una software house era riuscita a trovare un nuovo sparatutto. Cioè, era lo sparatutto che sentivo il bisogno di avere, che mi mancava, di cui avevo forte lacuna nella mia passione. Perché il feeling, l'atmosfera, il gameplay e lo shooting di Modern Warfare era incredibile. Era veramente uno step forward, un passo in avanti. Al punto che Modern Warfare 2 è stato uno dei videogiochi che più mi ha divertito di tutta la mia vita. Modern Warfare 2 è, sia nel multiplayer, che io ho giocato praticamente solo offline, ovviamente, sia single player, un'esperienza incredibile, che ho platinato. Io ho platinato Modern Warfare 2. Contemporaneamente, però, non comprai Modern Warfare 3, perché il burnout è arrivato immediatamente, in quanto vidi che non c'era più sviluppo. E da Modern Warfare 2, 3 ad oggi non ho mai più giocato un Call of Duty, perché l'ho solo visto, a parte Black Ops. Black Ops stava sopra tutti. Black Ops era eccezionale, anche a livello di trama, per quello che poteva essere un Call of Duty, era molto simpatico, scontato, ma simpatico. Black Ops era anche una festa per gli occhi. Black Ops era una festa per gli occhi ed è stato il primo videogioco a sviluppare in un sistema banale, come poteva essere il multiplayer ormai rodato, delle idee eccezionali per sviluppare davvero bene il sistema di personaggi level up. Potevi acquistare quello che volevi, quando volevi, non c'era alcun tipo di obbligatorietà ad esagerare col farming online. Grande videogioco Black Ops. Però lì mi sono stucato, non mi è mai piaciuta la modalità zombie. Non sto parlando del fatto che non sia una modalità divertente e che l'Orda sia una cosa negativa. Anzi, a me le orde piacciono, ma lo zombie non mi è mai piaciuto. Però è solo gusto qui. E quindi Call of Duty mi ha mandato in burnout. Ho mancato di interesse, poi sono uscite cose come Ghost. E ho capito che erano caduti in un fondo veramente profondo. Infinite Warfare, quello spaziale, mi sembra, mi interessava. Però comunque non gli diedi corda. La campagna però mi interessava, perché mi avrebbe intrigato vedere l'esperienza che avrebbero sfruttato, cioè che avrebbero voluto creare attraverso il futuro. Invece, la domanda penso che arrivi anche per questo, dopo tanti anni, dopo tutti questi anni, il nuovo, che è finalmente un reboot che riprende un attimino un nuovo engine, eccetera, mi ha colpito. Grazie, Clemson. Grazie. Battlefield l'ho sempre preferito per gusto. Ho sempre amato, nonostante la possibilità di cadere vittima di uno sbilanciamento non competitivo di un'esperienza. Cioè, Call of Duty 4 è probabilmente l'unico Call of Duty che si potrebbe definire quasi competitivo davvero, che può con delle mod diventare competitivo. Battlefield mai, perché è aperto, possono colpirti alle spalle i cecchini da qualunque parte, però la forma di esperienza ludica che anche con il 3G con l'antenna in giardino, col 56K che si interfacciava con quell'antenna, un casino, un incubo. Non era proprio così, ma Bad Company 2 mi ha fatto vivere tra i ricordi più belli della mia vita intera di videogiocatore di sempre, ancora mai pareggiati se non da Killzone 2 e poco altro. È veramente una roba incredibile. Battlefield, no? Che ho detto io? Comunque, al di là di questo, al di là delle sciocchezzine, Battlefield 3 era esteticamente una roba incredibile, però poi anche lui si è raggrinzito, nonostante tutto, a livello più di gusto in realtà. Però vabbè. Sì, il replay della Halo Saga sarà normale, perché voglio viverlo in maniera diversa, non più ludica, tecnica, bensì opposta, narrativo,
e di meccaniche. Mi tolgo il sassolino dalla scarpa perché molti mi stanno chiedendo la stessa cosa, anche nick diversi, ma la risposta è molto semplice. Iceborne, ragazzi, è per fortuna esattamente ciò che dovrebbe essere, per ora. Sembra quindi risultare essere cosa? La vera classica espansione G dei Monster Hunter, quelle che di solito arrivavano già integrate nel titolo Ultimate dei Noi Occidentali. Quindi, nuove mosse, nuovi sistemi di gioco, nuove forme di interazione con l'ambiente, nuove combo, nuovi mostri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per ora sono molto positivo e mi auguro che non si fermino qui. Cioè, il fatto è questo: dopo Monster Hunter World Iceborne, il Monster Hunter successivo, mi piacerebbe aggiungersi un'arma. Anche quella che è su Monster Hunter Online, per esempio. No, c'è un ragazzo che chiede, ma se qualcuno gioca la Daughters of Ashe prima di Dark Souls, non potrebbe rimanere deluso dall'originale perché la lore è peggiore o trattata diversamente? No, la lore della Daughters of Ashe è comunque raffazzonata e mischiata e un po' incasinata e fin troppo esplicita sotto alcuni punti di vista rispetto a ciò che voleva essere il mood originale dell'opera. E se ci sono, secondo me, delle lacune spiacevoli nell'originale che sono state in qualche modo impreziosite e corrette dall'appassionato, no, la risposta comunque è no. L'originale ha una forma autoriale molto chiara che la mod tira un po'. Tira un po'. Rendendola anche un po' più della serie If you know what I mean, ok, ma se no non capisci un cazzo. Baldur's Gate 3 è e sarà, speriamo, rispetto al suo risultato, la dimostrazione che il gaming è in una sua epoca d'oro. Che ne pensi della Collectors di Death Stranding? Ti piace? Non mi fa impazzire, ma è gusto, è solo gusto. In realtà è molto eccentrica. Però io preferisco nel caso spendere per, se si trattasse di un'opera veramente impattante che mi piacerà, per una statua, qualcosa di costruito intorno all'ambiente una volta che sarà già libero di spoiler, no? Invece la Collector ha delle cose simpatiche. Di gusto non mi ci getterei con la bava alla bocca. Potrei in futuro, nei talk show di questo tipo, chiedere ai moderatori di pescare qualche domanda che pensano sia interessante, perché altrimenti magari perdo veramente qualcosa di prezioso. Uff. Prenderai Catherine Full Body. Se sì, opterai per la Collector o per edizione semplice? Cercherò di optare per la cosa più costosa che esista di Catherine Full Body. È un'opera. Atlus merita tutto il supporto possibile. Vediamo un po'. Non vorrei fare troppe domande botta e risposta. Mi dispiace, poi magari qualcuno potrebbe. Mi piace sempre dare a questi talk show qualcosa da ricordare, però non è detto, che ci sia sempre, ovviamente. Evangelion comincio dall'episodio 1 dell'anime. Non è un processo complesso, Kongsera.
che ne hai parlato? Che ne pensi di The Last of Us? E che aspettative hai nel 2? Volete sapere? Grazie, Pes. Grazie. Dopo la live probabilmente prenderò un cappuccino col tuo dono. Ok, quindi perdonatemi se vi do un po' meno di attenzione. Rispondiamo per The Last of Us. The Last of Us è un videogioco che a livello di impatto ha avuto per me lo stesso shock di God of War 2. Cioè, The Last of Us è un titolo che sembra impossibile esista su settima generazione. A livello estetico, a livello di animazioni, a livello di ambientazione, a livello di costruzione di tutto ciò che rappresenta appunto l'esperienza The Last of Us è incredibile, tanto quanto lo è God of War 2 per PlayStation 2. E The Last of Us è sicuramente un videogioco che si è meritato tutti i 10 su 10 all'epoca. Però ecco, io adesso dirò una cosa crudelissima. Permettetemi di dire una cosa molto pungente, che ritengo veramente vera, ma che dovete prendere con le pinze e tradurre non come un "quelli sono merde", perché non è assolutamente la mia intenzione. Ma è lo stesso discorso che ho fatto per Breath of the Wild. Ok, mi avete fatto. Bravissimi, siete riusciti a farmi tirar fuori i pezzi da 90. Mi è piaciuta la discussione su Death Stranding del gameplay e mi piacerà dire questa cosa. Rimarrà qui. Non qui, che non deve essere condivisa, intendo qui, in uno dei miei talk show. Ci sono tantissime testate, certificate anche da Metacritic, perché hanno un certo tipo di seguito, che fanno recensioni, quindi fanno una forma di critica o guida all'acquisto, le quali poi portano la loro media su quello che è il punteggio finale, no? Mettiamo in questo caso una semplificazione di questo tipo. Ora, ce ne sono talmente tante che è naturale e secondo me anche interessante, perfino divertente e giusto, quasi caliente, no? Quasi intimo, da nido, da famiglia, che ci siano tantissime di queste cose, le quali, di queste case, di queste redazioni, le quali non fanno poi davvero critica. Cioè, mi spiego. Chi mette le serie di 10 quando arriva un titolo importante che ha avuto un impatto o che sentono avrà un impatto? Per me sono molto importanti per il mercato che c'è oggi, per questa inflazione terribile delle votazioni, cioè è il male minore, però non sono minimamente dei voti che posso considerare seri, non sono delle critiche che posso considerare efficaci, non sono delle forme di lettura che mi porterà ad avere un tipo di soddisfazione culturale del giornalista che vado a leggere. Non sono utili per la storia. The Last of Us ha meritato tutti quei 10? Assolutamente sì, lo ha meritato. Perché Mike ha meritato tutti quei 10? Perché ha sicuramente involuto sotto alcuni punti di vista, ma era il suo obiettivo, non ha rovinato. Ha deciso di involvere una parte di ciò che è il videogioco per trasformarla in un film, il quale però era talmente interattivo da non essere mai stato visto prima. Ha creato una nuova narrativa così potente, così reale, così fluida, così integrata nel gameplay, che ha creato il nuovo God of War. The Last of Us è molto vicino a un capolavoro, ma non è un capolavoro come può essere Breath of the Wild, per una serie di motivi. È uno scalino leggermente sotto, ma siamo nell'Olimpo. Troppo alta la musica, scende subito. Eccoci qua. E quindi tutte queste persone che danno 10 ricorderanno tramite il loro gesto il fatto che effettivamente The Last of Us ha creato qualcosa. Naughty Dog è riuscita con un coraggio sconfinato, perché aveva già fatto gli Uncharted, andare a buttarsi in una cosa molto seria era loro desiderio, ma non era mai stata casa loro. Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted, The Last of Us. Cioè, è esattamente come fare Friends e poi fare Game of Thrones. Per dire, fare un esempio banale. Quindi sì, si è meritato i 10. Io ho sicuramente delle criticità nei suoi confronti, nel senso che è un videogioco che, se
sia per gusto sia non solo, non mi ha mai dato la minima replayability. È un'esperienza molto bella, ha una sceneggiatura potentissima nell'inizio e nella fine, nel centro a volte si perde un po', si alleggerisce di qualche dettaglio che potrebbe essere in qualche modo reso meglio, però è stata la prima volta, è stato un embrione di qualcosa di incredibile, reso in realtà eccezionalmente bene, con finalmente anche delle sottigliezze non per forza sparate in faccia allo spettatore, il trattare certi temi che bisogna mettere nel sociale, in realtà con il rispetto e la veridicità che necessita questo tipo di media. Ossia, l'amico, il conoscente omosessuale del protagonista è omosessuale e basta. Capite cosa voglio dire? Lo capisci, basta, non è che te lo dice. Vi ricordate in Fallout 4? Bill, vi ricordate in Fallout 4, per esempio, quella oscenità terribile che ha causato anche ovviamente una discussione terrificante del fatto che tu andavi davanti a un NPC e ti diceva sai, io sono transessuale, ho proprio un sacco di problemi, posso raccontarteli tutti quanti? Ma le persone non fanno così a uno sconosciuto. Cioè, a meno che non abbiano un qualche problema o una forma terribile di bisogno di attenzione. E quindi tutti i trans si sono profondamente offesi del fatto che erano messi lì come fenomeno da baraccone sociale. Non è che bisogna spiegarlo a tutti. Era il barista, mi pare, no? E lo spiegava a tutti, ma che cazzo? Cioè, è fuori di testa, no? E quindi, in realtà, quello è come fare male le cose. The Last of Us è come trattare la realtà, con estremo rispetto e bellezza. Quindi, non lo rigiocherei spesso. Non mi diverte giocare The Last of Us. Mi ha divertito giocarlo. Capite la sottigliezza? Grazie, Dan. È un dono enorme. Non esiste mai il poco, santo cielo. È tanto, sciocco. Grazie di cuore. E Red Dead... Sì, Red Dead, scusate. Se ne parlava lì in chat. The Last of Us Part 2 è qualcosa di molto importante. Per farvi spiegare la mia posizione nei confronti di The Last of Us Part 2, passiamo dal punto di vista personale e poi andiamo al più possibile obiettivo. Dal mio punto di vista personale, non mi interessa quando uscirà, non ho la minima aspettativa, non ho il minimo hype, né la minima voglia di giocarlo, perché non è il mio genere, non mi piace, non sto aspettando, non vedo l'ora di giocarmi The Last of Us Part 2. Però questo è molto personale e riguarda il gusto. Perché? Perché The Last of Us l'ho giocato, mi ha cambiato il modo di aspettare certi tipi di narrativa, ho scoperto ancora una volta l'incredibile talento da parte di Naughty Dog, che però è stato superato con quello che è Uncharted 4, perché Uncharted 4 è l'unico vero capolavoro recente di Naughty Dog, cioè più di The Last of Us. Uncharted 4, ragazzi, è su un altro pianeta rispetto a The Last of Us, per tante ragioni in realtà. Però contemporaneamente è una delle cose che più attendo sull'obiettivo, ossia sul mio lavoro, perché The Last of Us Part 2 già dal titolo a me piace. Part 2. Part 2 è qualcosa che mi fa venire i brividi. È una forma di... Noi sappiamo cosa abbiamo creato con The Last of Us, ma non ci accontentiamo di The Last of Us. Noi non facciamo un sequel. Noi continuiamo a evolvere un'idea. L'idea che avevamo fin dall'inizio. E... No, ma siete assolutamente liberi di non essere d'accordo e di preferire The Last of Us rispetto ad Uncharted 4. Io parlo per alcuni dettagli di ciò che è la produzione, di ciò che è l'equilibrio di eventi, la forma di, in qualche modo, consistenza dell'esperienza videoludica, eccetera. Non sto parlando del è più bello Uncharted 4. È più capola masterpiece rispetto a un The Last of Us che potrebbe risultare quel titolo, ottenere quel titolo con il seguito. Ora, a livello di gameplay, The Last of Us Part 2 non deve essere un open world, non deve cambiare, non deve strategicamente diventare un sequel che stravolge l'esperienza come lo era Metal Gear Solid 2, non è necessario. Però deve essere, permettetemi una allegoria velocissima, senza spiegazioni, Uncharted 2. Cioè deve essere veramente un... Uff! Wow!
Non me lo aspettavo, perché io non voglio il continuo di una storia più cupa, più seria, più vera ancora, eccetera, e basta. Io ho bisogno che loro investino in quello che è la loro creatività, anche di game design. Insomma, sono talmente bravi che quando si ha a che fare con Naughty Dog, un incredibile videogioco non basta. Cioè, o meglio, un credibile videogioco non basta. E ovviamente questo è un'esperienza personale. Una cosa che devono evitare, una cosa che devono evitare, se volete una mia opinione finale, una cosa che devono assolutamente, da cui devono assolutamente sfuggire, è lo shock per forza, la violenza per forza, fine a se stessa, come poteva essere come tutta la scrittura di Game of Thrones dopo una certa stagione, ossia l'incapacità di saper creare un ambiente che abbia motivo di essere XYZ. Ma ho gran fiducia in loro. Gran fiducia in loro. Perché la chat è aumentata del 100% adesso, appena ho finito di parlare? Cazzo! Oh no! Oh no! Su Days Gone voglio dire una cosa. Days Gone ha ricevuto una forma di benvenuto da parte della critica in buona parte fuori di testa, perché ha ricevuto dei voti troppo bassi. Incredibili, nell'inflazione moderna un gioco che riceve voti troppo bassi. È vero, a livello ludico ha un sacco di problemi. L'esperienza è quanto di più medio esista. Talvolta anche mediocre. È veramente integrato il gameplay in un mondo che già si conosce, che già si capisce, che già intuisci come funziona, come non funziona, senza però nessun guizzo, o anche solo un equilibrio, no, una stabilità che permetta di renderlo davvero divertente. Ciononostante, il world building, la sceneggiatura, i dialoghi, i personaggi e l'intera ambientazione sono sopra alcuni dei titoli più famosi della storia recente. Lo sono incredibili, sono veramente di un valore altissimo. Però senza stare a perdere tempo. Oh no, 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 forse, aspetta, devo rallentare. Cazzo, ma devo continuare a parlare per tenere la chat. Chat gotta go fast. Purtroppo non potrò mai avvicinarmi granché agli MMO, ragazzi. In quale vita? Avrei una gran voglia di rispondere a una domanda. È la classica domanda che finirebbe nel titolo del video. E facendo i miei classici esempi, sarebbe la classica risposta che viene fributata se io fossi più famoso. Ma preferisco far sbollire un po' gli argomenti. Cioè, la domanda sui leak
sul fenomeno di fare gli scoop, eccetera, nei confronti di date di uscita e così via, preferisco aspettare un po'. Poi faremo una sfuriata 2.0. Su Giorgio preferisco non parlare perché prima o poi ci faccio uno spirito dell'influencer. Quindi, tempo al tempo. Allora. Domande come rispetto ai voti, rispetto a quello che hai discusso, quali sono i tuoi 10 giochi preferiti di sempre e quali ritieni quelli che meritano quel tipo di punteggi, non è roba da live, è roba da ricerca, memoria, punti e video. Troppo complesso dare una risposta seria. Potrei tirare nomi a caso e fare un discorso, ma. Pensi che un Souls-like debba per forza avere ogni singolo elemento preso da Dark Souls? No, e ho fatto un video su cos'è un Souls-like. Non risponderò su Game of Thrones perché ho già risposto in una precedente diretta e quella risposta mi ha portato, visto anche qual era l'itere, a perdere interesse e non ho ancora visto l'ultima stagione. E a quanto ho capito non è una sorpresa il motivo, cioè la giustificazione che potrei dare. Farò un'effigie su Dead Space un giorno. Proprio un'effigie del mercato. Secondo me, se mi metto a parlare della legge sul copyright, parlo di fuffa per 10 minuti. Non ne vale la pena, cioè potrei avere le mie opinioni, le mie considerazioni, le mie risposte, i miei pensieri, le mie previsioni. Posso darvele. Vi interessa davvero? Insomma, non saprei. Per carità, eh. Posso, perché lo chiedono, però. Insomma, è abbastanza. Fumo. Ok, ho ricevuto più no, quindi. Sono d'accordo con loro in realtà. È ovvio che potrei tirarvi fuori qualche cosa di simpatica, oppure anche di polemica, però. Tempo al tempo. Tempo al tempo. Per parlare della next gen aspettiamo ci sia. Che poi il fatto è questo, che io so che Karim nelle sue live parla sempre di YouTube, dei colleghi, di quello che succede, di quello che non succede. E io non seguo nessuno. E quindi non posso né spettegolare né chiacchierare, niente, sono nel vuoto cosmico, non so nulla, non so nulla di quello che fa nessuno. Davvero, cioè. Quindi magari. Magari
Mi dispiace. Ok, c'è una domanda che mi permette di fare la polemichetta. C'è un ragazzo che l'ha chiesto più o meno 25 volte, quindi a questo punto gli do un minimo di respiro. È una domanda anche abbastanza coerente con il nostro mondo oggigiorno. Mi ha chiesto, Mike, copia fisica o copia digitale? Se chi quale, perché? Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io, se vivessimo in un mondo wireless, vi porterei in giro per la mia piccola stanza studio con la webcam e vi mostrerei quanto è in realtà importante, il ricordo che ho di quello che è stato tutto il mio passato. Poi è una questione caratteriale, no? Si potrebbe dire astrologica. Però io ho tutti i titoli che ritengo anche solo minimamente importanti per me all'interno delle mie bacheche, di quello che ho comprato da quando sono un ragazzino, con i soldi che non erano miei. La fisicità dei videogiochi, dei loro libretti, dei loro non libretti, delle loro scatole, delle loro, appunto, in qualche modo copertine, no? Sono veramente, veramente speciali. Sono qualcosa da cui non posso separarmi, perché sono parte di me e sono una sorta di avatar concreto di ciò che è stata la mia crescita, il mio spirito durante l'infanzia e l'adolescenza e i primi passi da giovane adulto. Ciò nonostante, sono anni, anni ed anni che non compro quasi nulla di fisico che non sia una Collector's Edition. E talvolta preferisco piuttosto che pensare, ok, sto giocando a diversi titoli. Va bene. Quindi magari sto rigiocando Bloodborne e poi devo anche iniziare un approfondimento su, che so, Red Dead Redemption 2, no? Che ho fisico, eccetera. Sto ipotizzando. Ecco, è per me molto più istintivo dire, ma quanto costa Bloodborne digitale? Cosa? 6,90 euro. Vabbè, per un paio di giorni risparmio due cose a colazione, eccetera. E me lo ricompro digitale anche se ho la versione fisica lì accanto. Perché il pensiero non è pigrizia, è anche ottimizzazione, ma il pensiero di dovermi scambiare vari dischi, varie copertine, smuovere le bacheche, far cascare roba, eccetera, è tremendamente più scomodo e stancante che non avere un investimento di qualche euro per comprarlo digitale e avere sempre pronto con meno caricamenti e meno pazienza, caricamenti inteso come fisici, cioè il tempo che spendi per. Ed è una cosa terribile. Sì, è una sorta di peso del sedere che però in realtà porta anche a una discussione che porta. No, dipende da com'è la tua stanza. Dipende da dove hai i videogiochi. e di quanto in realtà per te siano estetica o utilizzo. Per esempio, i miei dischi sono circondati da action figure, circondati da immagini, circondati da quello che è un'assenza quasi iperbarica dell'aria, perché sono talmente compressi fra loro che dovrei utilizzare tutta la mia forza per strapparne uno e forse sbriciolarne la componente materiale, le molecole. Una cosa importantissima però è che quindi la versione digitale di un videogioco è risultata come evoluzione dello stesso terribilmente comoda, molto più veloce, molto più in qualche modo intuitiva nel funzionamento e ovviamente al di là di Amazon, prima che esistesse, anche molto molto più fruibile come acquisto perché non devi andare in un determinato negozio per appunto muovere il culo. Una cosa che però effettivamente mi sta mandando ai pazzi e che stanno forse risolvendo, è un fenomeno di talmente tanta fragilità della linea che divide pessima idea con frode, che mi fa impazzire. Mi fa impazzire. E sono le edizioni da collezione senza il gioco dentro. Ed è una cosa anche, appunto, di semantica, di etimologia. Cioè, quando io vado ad acquistare un videogioco e mi compro quella che si chiama,
Collector's Edition. E dentro non c'è il videogioco. In realtà è palesemente frode. Se non per quello che c'è scritto in basso o in piccolo. A livello proprio di linguaggio, e non soltanto in italiano, ma se io compro l'edizione di qualcosa, anche fosse la Merchandise Edition, l'edizione di un videogioco deve includere il videogioco. È l'edizione di Red Dead Redemption 2. È l'edizione di Death Stranding. Se io mi compro l'edizione di un disco dei Linkin Park, dentro non posso avere un poster e non il disco dei Linkin Park. Ok? Contemporaneamente, questa strada è la migliore in assoluto del futuro del digitale. Io esigo avere anche una collector senza il gioco dentro per averlo digitale. Perché magari il digitale non ha effetti fisici e noi siamo esseri umani e qualcosa di fisico è importante. È qualcosa che ci rappresenta, con cui possiamo interfacciarci al di là della comodità e della modernità. Perfetto, ma non chiamarle edizioni. Chiamale collector box. Cioè non è complesso. Viviamo in un mondo dove Activision chiama la Crescent Saint Trilogy Remaster e Sony invece Medieval Remake. Visto che non capiscono, no? Cioè che esiste, che lo standard non si crea perché ognuno fa il marketing che cazzo gli pare. E abbiamo Sony che dice le cose giuste e Activision che fa la. Perché in realtà vuole utilizzare un termine che non fa parte del linguaggio giusto di quello che sta vendendo, perché è più comprensibile. Allora, lo stesso vale per Collector's Edition, probabilmente, ma non riesco a capire. Ma chiamala veramente Collector Box? Qualunque cosa. Ma non Edition. È una polemichetta, eh? Però che cazzo. Poi, per il resto, io sarei felicissimo di comprare il videogioco e poi una Collector Box. Per dire. Per dire. Parliamo di film. Cosa ne pensi dei recenti live action Disney? Ditemi se volete sapere questa risposta o se volete il glisso. Che poi c'era anche un'altra polemichetta. Rapporto tra influencer e stampa. Quella è una polemicona. Comunque. Ni. In realtà ho già detto la mia su stampa versus influencer. Lo so, lo so, lo so. Allora, parlare di qualcosa che ancora non è uscito sotto un punto di vista artistico ha una leggera punta di ipocrisia. Non tanto, non è ipocrita, perché si hanno dei dati per poterne parlare, però è un pochino. Avevo già risposto a Disney o a influencer? Se no mi ripeto. Parlo di Disney, va bene. Faccio veloce, tanto non c'è molto da dire. Però appunto ci sono dei dati per parlarne. Io ho visto quasi tutti i live action Disney, non quelli recenti, per ovvie ragioni sono un pochino dentro l'inizio di SNM 3.0. Però vi spiego un secondo le cose. Per esempio, film come Maleficent, che sono interpretazioni extra di un personaggio in forma live action, sono esperimenti meravigliosi, molto interessanti, e che permettono
anche una sorta di riflesso a prisma di ciò che era un'opera antica. Mi è piaciuto moltissimo. Cioè, mi è piaciuto moltissimo il concetto. A me di gusto non ha fatto impazzire il film, ma quello è gusto. Bisogna sempre distinguere il. A me non è piaciuto tantissimo con il cavolo, però è un bel film, no? Capite questo dettaglio? È molto importante saperlo separare. E il 99,89% come i batteri con il. Con le candeggine varie non lo sanno distinguere. Però. Film invece di idea. Uno a uno, in live action, è un esercizio di stile. È un esercizio di stile molto raffinato, molto interessante, e che ha solo un tipo di obiettivo. Che poi, sì, ovviamente, come fosse un dito cyborg, si apre e si dipana in altre radici, che si vanno a connettere a vari portafogli. Qual è questo gioco di stile e qual è il suo obiettivo? Questo esercizio. Il suo obiettivo è ovviamente duplice, sia in qualche modo mantenere i propri copyright e le proprie licenze, sia contemporaneamente attirare i nuovi bambini. E voi vi chiederete: ma cazzo, perché attirare nuovi bambini quando basterebbe magari ripresentare al cinema gli originali? Perché investire tutti questi milioni nel continuare un'industria che potrebbe essere un investimento invece dedicato a creatività completamente originale? E la risposta, terribile che sia, è che i bambini di oggi non sono quelli di ieri. I bambini di oggi sono legati alla Marvel, per esempio. E la Marvel non è un cartone animato. Sarebbero. È terribile, eh? Ma sarebbero. A noi fa male, ma. Sarebbero molto poco attratti da un film Disney in 2D animato a matita. Capite? Perché loro hanno visto Iron Man. E gli interessa a livello visivo. Sono bambini, sono piccoli. Non possono capire la differenza. E quindi. Non è neanche colpa loro, ma saranno molto più attirati da qualcosa di vero e animato piuttosto che di disegnato. Ragazzi, non si scappa. Non si scappa. Fa malissimo, ma è così. È mercato. È mercato ed evoluzione di un medium. Funziona in questo modo. È una questione di attirare, di pifferaio magico. Tuttavia, mazza che casino che sta facendo la musica adesso. Tuttavia, c'è modo e modo di farlo. C'è modo e modo di farlo. La Bella e la Bestia mi è piaciuto tantissimo. Anche a gusto. Perché è un uno a uno, con qualche modifica che ho anche apprezzato, fatto da Dio. Può farvi cagare. Perché poi c'è l'altra interpretazione della Bella e la Bestia, più dark, più originale, più legato al libro, eccetera. Però effettivamente. Muto, devo vederla. Devo vedere l'illustrazione. Ce l'ho. Ho il batticuore. Ho letto la lettera. Devo ancora metterla nel PC. Credo di averla qui. Spero di averla qui. Devo trovarla. Comunque. Perché ci tengo da morire. Però, c'è modo di farla. Poi ci sono però. Quello però è solo un esercizio di stile. Punto. Muore lì. È un lavoro della Madonna. Pieno di persone artisticamente talentuose, capaci, professionali, ben pagate ed estremamente valide. Proprio come amore per quello che fanno, però rimane pura, fredda industria. I casi che non ho visto, ma i casi come Dumbo, invece sono più autoriali. Capite cosa voglio dire? Potrei qui essere smentito perché non l'ho visto, mi sto basando sul regista e sul trailer che ho visto, che è molto più oscuro. Dumbo non è divertente, non è buffo, non è colorato neanche il cartone, però. Ho visto che c'era un'ottica più da facciamo qualcosa di diverso utilizzando quella storia. Però
Però qui potrei cadere sui carboni ardenti perché non ho visto il film. Contemporaneamente, io cado invece molto in una questione personale, perché bisogna vederlo. Non c'è molto di Tim Burton in realtà. Non vi è piaciuto molto. E quindi non posso parlarne. Allora, siamo in un talk show. Mi permettete di fare proprio polemichetta noiosa, noiosissima, per Aladdin e Re Leone. Faccio il cagacazzi, ma proprio di quelli fastidiosi. Va bene, caga tutti i cazzi che vuoi. Bellissimo linguaggio signorile nei confronti di una live. No, ma è giusto, polemichetta time. No, allora ascoltatemi. Faccio prima una premessa, che poi è quella che taglierebbero nel freebooting, ma vabbè. Faccio prima una premessa obiettiva. Stiamo vivendo un momento storico che a livello di storia avrei tanto preferito evitarmi. Cioè, siamo nati da una parte nel momento migliore possibile rispetto a certe date, dall'altra ce la siamo proprio presa un pochino nell'ombra del sole, nel lato oscuro della luna, perché... Che palle! Nel senso che adesso c'è questa forma di esplosione bulimica, proprio da vomito, da esagerazione e da invasione, proprio appunto invasiva, innaturale, di femminismo e social justice war. E politically correct, perché in realtà è vero, hanno tutti ragione, cioè c'è motivo di farlo perché ci sono dei grossissimi problemi a livello sociale, di equilibrio, di pari diritti, di pari tutto, cioè c'è un bordello, hanno ragione, cioè allora, il concetto stesso è che i social justice warrior sono chiamati così in modo offensivo. Ma in realtà una buona percentuale, purtroppo sono stati etichettati con un termine che è usato solo offensivamente, ma hanno tutta la ragione del mondo. È come il femminismo, che in realtà c'è soltanto e unicamente giustezza in quello che esige, in quello che dice e in quello che desidera. Il problema è che, come in ogni piccolo dettaglio del mondo del web, che oggigiorno è la punta di diamante di quello che è la comunicazione umana, si sente solo l'estremo. Solo gli estremi, solo i pazzi, solo gli animali e i subumani. Per essere molto volgare, essere molto giudicante di queste persone. Però io sto parlando adesso visto che il mio pubblico è di migliaia di persone, e sono sicuro che qualcuno di loro si sarà sentito chiamare Social Justice Warrior da qualcuno che si sentiva edgy, e io voglio difenderlo. Perché in tal riguardo vi faccio un esempio del tipo di persona di cui sto parlando. È un po' come parlare di mettere in dubbio la scienza con il terrapiattismo. Ci siamo capiti? Cioè, io ho visto un video di un fenomeno che parlava del femminismo con delle vere femministe dinanzi a dei microfoni e delle nazi, no? Femministe, utilizzando termini che sono sempre stupidi, ma che fanno parte del linguaggio web, quindi edulcorateli, non sentitevi sconvolti da quello che sto dicendo, perché non sono di quella parrocchia di pazzi che adora insultare le persone perché estremiste, però quegli estremi se lo meritano. E delle ragazze, delle donne, presunte donne, non saranno mai donne quelle entità, perché non sto parlando di transessualità o di cromosomi e niente, sto parlando di testa, di cuore, di intelligenza, cioè sono proprio delle bestie, che hanno creato una polemica terrificante, terrificante, proprio animalesca, ferale, perché una di quelle speaker, che parlavano di femminismo reale, diceva: visto che comunque donna e uomo biologicamente sono diversi, bisogna comunque constatare che... Panico, panico. Ci sono dei video su YouTube che puntano proprio a questa estremizzazione. O no, come contraddirsi in 8 secondi? Che ho fatto? Stavo arrivando a un punto, ma se mi sono contraddetto, correggetemi che rientro in carreggiata e nel caso mi correggo. Dave, dimmi la tua.
Non lo so, sto aspettando un commento e poi continuo. C'è lo slow. Vabbè, è un minuto, no? 30 secondi, 40 secondi. C'è tempo. Mi è cascato l'occhio su quel commento e non potevo essere stronzo a ignorarlo. Non c'è fretta. Cioè, so capire quando il tempo implica che non scriverà. Per ora potrebbe star scrivendo la sua. O comunque potrei essermi contraddetto in un flusso di coscienza, può essere. È molto complicato parlare di queste cose. Sicuramente la gente. Dave, torni a bordo, cazzo. Scusa. È molto facile mangiarsi una parola e magari cambiare un significato. Do ancora un minuto di tempo e poi continuo. Perché, cioè, perché se poi parlo e lui ha scritto è la fine. Dave? Dave? Dave! Such lust for an answer. Eccolo, in senso goliardico. Ah, non volevi utilizzare il termine nazi femminista, ma se lo meritavano, visto? Ok, grazie Dave. Allora, e c'era questo gruppo di ragazze, che appunto chiamavo le entità, che dicevano: come osi? Tra di loro, tra femministe, quindi tra coloro le quali condividono un pensiero sacrosanto. Non siamo negli anni 30, però. Come osi dire che biologicamente l'uomo è diverso dalla donna? Schifosa, ipocrita, falsa, merda, no? E lei, con una calma terribile, disse. No, ci sono dati oggettivi, è normale che nella media fisiologica di ciò che è il corpo umano, un uomo sia, per esempio, in media come specie, come gender, eccetera, più alto a livello di anatomia, altezza fisica, come metro, delle donne che sono leggermente più basse o hanno massa muscolare diversa. E queste hanno cominciato a urlare e se ne sono andate in piedi. Cioè, queste cose non fanno parte di ciò che può essere la ragione. Ok, quindi, presumendo le entità di cui stiamo parlando, è normale che poi esistono solo gli estremi che si sentono. Perché si entra in un gioco, in un circolo vizioso in cui tutti cercano di insultare tutti perché sono chiaramente scontri fra animali, non tra esseri umani, no? È lo stesso discorso del godimento del blast, no? Non so se avete seguito, cioè, persone. Vi faccio un esempio, poi magari mi perdo perché sto aprendo troppe parentesi. No, ma questo argomento è troppo importante, è troppo figo. Diamogli tempo, perché. Tanto poi non ce ne sarà un altro, poi si tornerà a parlare di videogiochi, ma è molto figa sta cosa. Il blast, per esempio. A meno che non mi dite tutti di fermarmi, eh. Se mi dite tutti di fermarmi, tutti in senso maggioranza, io mi fermo. Io mi fermo. La maggioranza dice continua, allora continuo per un po'. Allora, il blast dà soddisfazione perché tendenzialmente la persona che viene blastata è spesso un estremista o un individuo che mischia tremenda ignoranza con saccenza, che è un ossimoro. No? Ignoranza, saccenza. Quindi sono le persone peggiori del mondo. Persone che non sanno un cazzo di cosa parlano, ma, tramite effetto Dunning-Kruger o comunque appunto egocentrismo mal posto, presumono di poter imporre la loro idea. E quindi la persona più competente, più intelligente, più capace nella dialettica o comunque più importante di loro a livello sociale, quindi su un piedistallo che purtroppo esiste, li blasta. No? Esatto, distrutti da Facts and Logic, è un video che succede, che è un meme, cioè è un trend su YouTube. E quindi è molto facile godere di questo perché ti fa sentire tremendamente superiore a certe larve, perché sono persone che da piccoli dovevano
dovevano beccarsi uno schiaffo, no? E poi io in realtà sono contro l'uniforme, io non sono mai stato educato con le mani e sono venuto su abbastanza bene. Quindi è ovvio che in realtà gli schiaffi non servono a niente. Però quando sei adulto devi usare quello morale. Il blast è lo schiaffo morale, che non funziona mai con queste persone, ma che serve. Cioè, a livello genitoriale, io non sono d'accordo. A livello genitoriale non sono d'accordo. Perché hai già fallito se sei arrivato a quello. Però lo schiaffo al bambino non serve per fargli male. Serve per umiliarlo. È il rumore dello schiaffo, non è il dolore fisico. È il ciaff, no? Che sotto alcuni punti di vista diventa un kink sessuale. Ma da bambini, invece, è un suono umiliante. Ok? A livello da adulti, tu devi umiliare con le parole. No? E poi a seconda del tipo di individuo che incontri non funziona. No, no, Mike, per me era anche il dolore. Ok. Anche il dolore. Ok. Però ecco, vi faccio un esempio. Avete presente Richard Dawkins, Ben Shapiro? Conoscete questi due? Ben Shapiro e Hawkins. Nel caso, informatevi un po' su chi sono. Dawkins è uno scienziato super ateo che lavora per distruggere il concetto di monoteismo, di religione cristiana e del concetto stesso della creazione, no? Ah, è vero. È vero, Tanokami. Cazzo. È vero. Shapiro, invece, è quasi un opposto. Potrei sbagliarmi perché l'ho seguito molto poco, ma mi pare che sia un ebreo pro-life, quindi anti-aborto, molto legato alla religione. Sono due opposti. Entrambi, visto la loro cultura, capacità dialettica, talento in quello che fanno e capacità di, appunto, affrontare un discorso in maniera superiore a moltissimi dei loro interlocutori, blastano. Blastano Hawking. Grazie, Paintos. Blastano, blastano tantissimo. Ok. Ed entrambi, ogni volta che li ho visti blastare, provi quella sensazione di: ma è ovvio che blasti una roba del genere, ma ti ha detto delle stronzate cosmiche. Però io con 2/3 delle cose che dice Ben Shapiro, per esempio, io non sono d'accordo. Eppure, era tremendamente affascinante vederlo discutere. Cioè, quando c'era qualcuno che gli andava a dire, secondo lui, perché era lecito abortire, e lui lo blastava in maniera terribile sul fatto che non era invece vero, quello che diceva Shapiro rispetto al suo interlocutore era Dawkins. Dawkins, non Hawking. Dawkins. Non è. Non, infatti, non sto parlando di Stephen. Dawkins. Lapsus. Di cognome, occhio ragazzi. Dawking. Dawking. Il gene egoista, quello che ha scritto il libro. Ok. Richard Dawkins. Mea culpa. Ok, perché sono anni che non ne sento parlare, però mi viene fuori questo istinto. Grazie, ragazzi. Ora, io Shapiro me lo mangerei vivo quando dice quelle che secondo me sono bestialità sul: no, non è vero, non puoi abortire manco per neanche nell'istante del concepimento, eccetera. Però il suo punto di vista è dialetticamente, concettualmente, perfetto. Ed è difficilissimo se non sei al suo livello di cultura ribattere. Ok? Per questo mi piace molto discutere con una persona così avanzata a livello mentale, anche se sembra dire cose in realtà retrograde.
le dice con intelligenza. E lì scopri che esistono veramente le posizioni, non cretini e intelligenti. Lì fai... ti si apre la mente. A sentir parlare Shapiro di quegli argomenti fai... cazzo. Continua a essere in disaccordo. Ma cazzo. Bravo, no? Molto più facile è nei confronti della scienza e della religione, no? Perché ci sono delle persone come quelle che dicono che la Terra ha 6.000 anni oppure che è piatta, eccetera, 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 che sono talmente tanto sull'obiettivo piccole che è molto facile il lavoro di Dawking di blastare questi discorsi. Cioè, i blast di Dawking agli islamici che dicono che è giusto uccidere le donne se disobbediscono non è proprio molto difficile. Cioè, ok, uno scienziato di fama mondiale che ha un'altissima intelligenza blasta l'islamico che dice che la donna è un oggetto. Cazzo, che lavoro! Solo lui potrebbe farlo, no? Cioè, è a livello... È interessante per il come utilizza il linguaggio, no? Ma quindi Aladdin e Re Leone ci arriviamo. Però il video più interessante che ho visto è Richard Dawkins contro un... non mi ricordo il suo ruolo, ma un altissimo grado di studio teologico e quindi religioso. Si sono seduti a un tavolo e hanno parlato per oltre un'ora e mezza. Lo scienziato ateo e il teologo credente. Entrambi di livello culturale nel loro riguardo ed è mischiato altissimo. Dawking non ha vinto l'argomento. Non ha assolutamente vinto l'argomento. Neanche l'altro, ovviamente. Sì, ma Margherita Hack ha fatto un incontro con un vescovo che era, da quel che ho sentito, bottom line. Questo invece era un treno. E infatti la prima cosa che ha detto, dopo le obiezioni sulla religione, sul concetto di divinità di Dawking, è stato meraviglioso. Ha fatto, chiaramente noi teologi sappiamo che due terzi delle cose che vengono dette in determinate religioni sono interpretazioni e sciocchezze. Sono assolutamente da rivedere e chiaramente superate da un punto di vista di coscienza. Però! Bam 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 bam! Bellissimo. Bellissimo. Quindi, bellissimo. Quindi, è normale che quando si parla di certe posizioni sentire gli estremi, vedete che ho chiuso il cerchio più o meno, gli estremi sono stupidi, per definizione. È facilissimo trovare il video comunque, è uno di quelli che ha quei 10 milioni di visualizzazioni, penso, quindi penso di trovarlo. Però sono persone molto rare. Però insomma mi ha impreziosito quel dialogo. Sentirmi dire i dinosauri non esistono, li hanno messi i cinesi sottoterra, non mi arricchisce, mi fa capire che siamo effettivamente una specie che non è tutta uguale, che esistono le persone intellettualmente inferiori a te. Perché, attenzione, l'ignoranza è sacra. Cioè, essere ignoranti, essere analfabeti, non ci rende, non vi rende, non rende nessuno stupido o non saggio. Questa è una cosa che vorrei che tutti sapeste, e, o meglio, che tutti già sapeste, ma soprattutto che interiorizzaste il più possibile. Una persona può non essere neanche capace a parlare per ignoranza, ma essere profondamente intelligente e cosciente e saggia e umana. Non è la cultura che fa l'uomo, la cultura impreziosisce l'uomo. Tuttavia, quindi gli estremi non valgono a niente. Quindi è naturale che quando si parla di femminismo escono fuori soltanto le stupide, le bestie, no? Coloro le quali non sanno neanche cosa sia il femminismo.
E io lì potrei invece, non mi avete fatto questa domanda e la ignorerò perché ormai è tardi e voglio anche magari darvi altre soddisfazioni, ma poi c'è il discorso transessuale, che so, da femmina a uomo, che fa sport per femmine, nelle categorie femminili. Lì è un altro discorso e altro che polemichetta. Non vi dico la mia posizione. Però, quindi viviamo comunque in un ambiente nel quale, ci sono queste esternazioni sociali inserite nei film, nei fumetti, nella cultura moderna, in cui si cerca di accontentare queste, diciamo, forme di gruppo femminista per far capire che il messaggio sta passando. Ok? Il problema, esatto, si torna al femminismo e il cinema. E quindi è normale che possano stuccare. E a me dà fastidio vivere in un momento storico in cui ci sono queste forzature di femminismo all'interno di pellicole che chiaramente sono forzate in quella direzione. Perché a livello narrativo c'è uno spacco che si vede essere un insert freddo, non voluto. Non è un Million Dollar Baby, che è un film su quello. E ne parla. Ed è vivo, ed è vero. No, c'è la scena del team, non mi ricordo, dei fumetti, presente in Endgame. Capite? Ho sentito che anche Aladdin ha questa parte di film, a quanto pare staccatissima, in cui c'è un discorso femministissimo forzato. E quello non va bene. Però contemporaneamente, perché a me, A-Force, perché a me dispiace? Perché mi dà fastidio vivere in questo momento storico, ma so benissimo che è giusto ci sia. Perché in realtà tutte queste cose, ragazzi, tra 100 anni non ci saranno più. Ci sarà finalmente una soluzione non patriarcale, non maschilista di questi fenomeni e si tornerà a fare bei film puliti, senza una sorta di propaganda che però verso la quale io sono d'accordo. Perché è giusto punzecchiare. E per quanto sia giusto, per quanto c'è ovviamente una storia, io sarò sempre d'accordo. Sempre d'accordo col dire a quelle persone estreme che non capiscono un cazzo di niente, sono delle merde mentali, sono diarrea mentale. Perché vengono a dire: ah, oh, non esiste proprio. Finalmente i film parlano di donne. No, testine di cazzo. Non sapete niente di cinema e vi siete persi 40 anni di film sulle donne, con protagoniste femminili della Madonna e incredibilmente potenti, proprio della più grande emancipazione esistente. Però è vero che comunque in realtà a livello sociale e moderno queste cose porteranno a bene. Porteranno a bene, ma non per quegli estremi. Quelli rimangono dove sono, rimangono estremi. A me dà fastidio, però ci sono. E Alien, Kill Bill, ragazzi, è pieno, ma anche Terminator, cioè, ma quelli sono film action, ci sono film sulla donna, proprio come figura, che dedicano tutto se stessi a quell'argomento. Comunque, grazie Scarci e Davidone. Danke. Però poi si passa a episodio 8, dove la cosa non funziona. Ora, parlavamo di estremi. E finalmente riesco a parlare del Re Leone, che è un estremo. E lì era l'ipocrisia, perché non posso criticarlo prima che esca, ma il Re Leone è un estremo dal punto di vista invece estetico, perché hai creato uno strano effetto documentaristico in 3D di personaggi che basavano la loro narrativa sull'espressività di un'animazione. E a me mi dà un forte imbarazzo, mancanza di desiderio di visione e incredibile fastidio vedere delle scene prive di emozione a causa della mancanza di animazione, di espressività. Per questo i film live action di Disney sono un'altalena per me.
si passa dalla gioia al serio dubbio. Però io... ho bisogno di un minimo d'aria. Ho finito l'acqua, ho parlato troppo di seguito, mi sta venendo il giramento di testa. Oh cielo, mi sto sciogliendo! È arrivato il momento di cambiare le carte in tavola. Aspettate, che altrimenti mi vedete svenire in diretta. Ecco qua. Anzi. Ah. Scusate. Scusate. Io ho perso il filo del discorso almeno 3 volte durante il flusso di coscienza. Vi ha fatto piacere? Ho detto una marea di cagate? Fatemi sapere perché... Parlando di... arriviamo un po'. Parlando di personaggi femminili, vediamo un po' se trovo qualcosa. La nostra stella, che è a 10.000 km di altezza, no? Lo sappiamo, ragazzi, lo sappiamo. Allora, parlando di personaggi femminili, visto che l'abbiamo citata, è il momento figure del vlog. È una tradizione nata in maniera bellissima questa. Abbiamo, la riconoscerete tutti, immagino. La nostra... ragazzi, sì. È molto molto bellina. Molto molto bellina. Ecco la thumbnail. Certo. 8 minuti luce fatti in 10 chilometri, 10.000 chilometri, no? Insieme al bagnare con la sua luce divina una terra che ha 6.000 anni. D'altronde, cazzo, se deve girare intorno a noi il sole è importante che lo faccia a una distanza costante. Altrimenti come fa a funzionare, oh? Sopra, giusto, perché se è piatta è sopra, non intorno. Ci capisco un cazzo, non ci capisco niente. Troppo complicata questa scienza.
anche il sole subisce l'effetto Pac-Man. Che ignorante che sei. Adesso mi fributano. Mike parla di astronomia. 1 milione di visualizzazioni. 100.000 iscritti. Allora, io direi... se voglio darvi delle risposte interessanti, devo fermarmi qui. Mi sono cotto, mi sono cotto. Mi sono cotto, però... domani abbiamo la live di Halo. Tra 8 settimane ci sarà un altro talk show. Porterò assolutamente le tre in live. Avremo tempo, modo e occasione di approfondire altri argomenti. Sono felice di aver fatto chiacchiere abbastanza prolisse. Però non ti preoccupare, non vi preoccupate. Torneremo anche a parlare molto più di videogiochi. È il mio obiettivo. Ora come ora, non c'è molto da aggiungere al pomeriggio insieme. La prossima settimana non finiamo. No, no, non lo finiamo. Le tre è l'Electronic Entertainment Expo, la più grande fiera di videogioco a livello di intrattenimento, rilascio di informazioni, annunci e conferenze del mondo. Lo so, ero ironico. Abbiamo la finestra del web. Ok, perfetto. Ottimo finale di dire ottimo finale di diretta. Ragazzi, alla prossima. Grazie a tutti, siete stati fantastici. Spero di essere stato chiaro perché so di aver risposto decentemente alle altre domande, ma quando è partito il discorso Disney, a un certo punto stavo bollendo. Stavo bollendo. Non ho condizionatori. Alla prossima, ragazzi. I miei percorsi di studi sono nello spirito del fallo 3 Rekindled. Semper Fi. A presto. Oh boy.